Le video notizie di Distribuzione Moderna. Soprattutto la gioia di ritrovare clienti, compagni di vita che da tanti anni lavorano per noi in giro per il mondo. E dopo un anno e mezzo oramai di pandemia ci si può rivedere. Il solo fatto di rivedersi è bello e poi chiaramente si parla di lavoro. Le novità che presentiamo ce le abbiamo qua a fianco. 3 paeglie pronte di riso basmati, riso nero e riso rosso, pronte in 2 minuti in microonde o sono in padella. Una novità assoluta per il mercato perché sono a temperatura ambiente. E poi l'ultimo che si aggiunge alla famiglia del riso sostenibile, che è basmati da agricoltura sostenibile certificato, una prima europea. Allora, c'è da fare una premessa, che tutta la produzione dal lato industriale risicola è sostenibile perché, e questa è una caratteristica dell'industria, quindi l'industria risiera è sostenibile in quanto nulla viene buttato via. La lolla viene utilizzata, le rotture vengono riutilizzate, le farine vengono riutilizzate, questa è una caratteristica del mondo nostro. Noi abbiamo aggiunto a questo la parte sostanziosa dell'agricoltura sostenibile. È un lavoro che abbiamo incominciato 2-3 anni fa con Canaroli Arboreo e una grana grossa Baldo d'agricoltura sostenibile che abbiamo lanciato all'estero in quanto per semplicemente da un punto di vista quantità, essendo più piccolo era più semplice, e da un anno a questa parte abbiamo cominciato a presentare anche in Italia, quindi Canaroli, Arborio e Roma da agricoltura sostenibile, che stiamo piano piano gradualmente distribuendo in tutta la distribuzione, il gradualmente dato dal fatto che devi lavorare con gli agricoltori, che ci vuole un po' di tempo. Il mercato sta registrando anno mobile ad agosto una decrescita del poco più del 4%, noi in quota stiamo aumentando, noi per fortuna siamo tra le aziende che durante il periodo del lockdown ci ha guadagnato, ma i numeri continuano a darci ragione, siamo stati bravi a gestire la pandemia e per ora andiamo molto bene, siamo contenti.